Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di 7 curiosità che probabilmente non sapete sulla stampa 3D. Voi mi chiederete perché 7 e non 10? Beh, inizialmente erano proprio 10, ma poi 3 me le sono dimenticate. Vabbè, scherzi a parte. Se vi piace questo tipo di video, vi invito a metterci un mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla solita campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Ci siete? Mettetevi comodi, allacciatevi le cinture, fra poco vi spiegherò perché, e andiamo! Curiosità numero 1. L'industria aeronautica ha da tempo puntato gli occhi sulla tecnologia di stampa 3D. In questo caso parliamo di tecnologia di stampa 3D sul metallo e non sulla plastica, ma in questo video vogliamo fare un po' una panoramica a 360 gradi su tutta la stampa 3D. Per fare un esempio, il colosso statunitense Boeing, che conosciamo tutti, ha da tempo messo in sperimentazione e testato componenti dei suoi aerei stampati appunto con tecnologia 3D. A inizio 2020 il Boeing 777X ha compiuto infatti il suo primo volo a lungo raggio, collocandolo tra i bimotori più grandi presenti sul mercato. Qual è la particolarità però di questo aereo? È che appunto alcune sue componentistiche, specificatamente le pale della turbina a bassa pressione, sono appunto state stampate in 3D. Considerate che queste pale compiono 2500 giri al minuto durante la fase di volo, sopportando anche condizioni estreme, soprattutto a livello di calore. Tra l'altro, sapete che rumore fanno questi aerei quando atterrano? Boing, boing, boing. Curiosità numero 2. La stampa 3D potrebbe essere anche una valida risposta al problema del riciclo dei rifiuti plastici. Questo tipo di tecnologia contribuisce già in maniera significativa al benessere dell'ambiente, utilizzando processi di produzione che riducono enormemente gli scarti. Mentre con i processi industriali classici si creano grandi quantità di scarti perché il pezzo viene creato in maniera sottrattiva, nel caso della stampa 3D si utilizza appunto un processo di additive manufacturing, cioè di produzione additiva. L'oggetto viene quindi creato sulla base delle esigenze specifiche, andando a ridurre di molto gli scarti prodotti. Inoltre, questa tecnologia può infatti produrre oggetti risparmiando localmente sulla CO2 rispetto ad altre tecnologie. In questo modo, infatti, si eliminano anche le emissioni prodotte dal trasporto dei pezzi post-produzione. Curiosità numero 3. La stampa 3D sta anche aiutando a ripristinare parte della barriera corallina. Il cambiamento climatico è uno dei più grandi problemi che il nostro pianeta sta affrontando e a soffrirne maggiormente sono sicuramente gli oceani e la loro biodiversità marina. Per fronteggiare questo problema, alcuni scienziati dell'Università di Hong Kong hanno creato e sviluppato un sistema che va a proteggere la barriera corallina al largo delle coste della loro città. Nel parco marino di Hoi Ha Wan, i ricercatori hanno sistemato delle piastrelle in terracotta, appositamente progettate e stampate in 3D, allo scopo di creare barriere artificiali. L'idea consiste nella realizzazione di una copertura sul fondale, simile a delle piastrelle, che permette ai coralli superstiti di attaccarsi e proteggersi. Solitamente il corallo impiega molto tempo ad attaccarsi al fondale marino, ma la terracotta, il materiale impiegato per la stampa, riduce questo processo e nel momento in cui dovesse iniziare a deteriorarsi non inquinerà poi il mare. Questo metodo permetterà quindi col tempo di reinserire in habitat diverse specie di coralli col tempo scomparse. Curiosità numero 4. BMW Group ha un impianto di produzione additiva da più di 15 milioni di euro. Questo impianto è nato ed è stato progettato con l'intento di industrializzare la stampa 3D per ridurre significativamente i tempi di produzione e i processi produttivi. Il campus riunisce sotto lo stesso tetto la produzione di prototipi di BMW, la produzione di parti di serie, la ricerca su nuove tecnologie di stampa 3D e i centri di formazione. Alla fine del 2018 BMW ha annunciato di aver stampato oltre 1 milione di parti nei precedenti 10 anni, con la milionesima parte che è stata una guida in nylon per finestrini prodotta in serie per la BMW i8 Roadster, utilizzando addirittura la tecnologia MJF, che è la medesima che utilizziamo anche noi in PolyD. Curiosità numero 5. Il mondo della medicina sta traendo un grandissimo beneficio dalla tecnologia di stampa 3D. Le opportunità offerte dalla stampa 3D nel settore medicale sono infatti molteplici. Si va appunto dalla creazione di protesi personalizzate, alla riproduzione di organi a fini educativi, apparecchi dentali, allineatori e guide chirurgiche in materiali biocompatibili, fino anche a tutte quelle strumentazioni utili alla lotta al Covid-19, come ad esempio le classiche visiere protettive. Curiosità numero 6. Nella stampa 3D è molto importante tenere al sicuro i propri progetti.
Come per ogni designer o ogni artista, anche per chi crea file in 3D è necessario tutelare il proprio progetto tramite un brevetto, soprattutto se parliamo del settore industriale, oppure nel prestare la massima attenzione nell'invio dei file, qualora fosse necessario, rivolgendosi specificatamente ad aziende serie ed affidabili. Se dovete infatti far stampare il vostro progetto ad un service online di stampa 3D, informatevi in precedenza sulla serietà di questa azienda. Noi di PolyD, per esempio, diamo ai nostri clienti la possibilità di caricare il proprio file soltanto dopo aver fatto l'accesso nella propria area riservata. Inoltre, possiamo siglare un accordo di riservatezza. Ed infine, non pubblichiamo mai foto di pezzi stampati per conto dei nostri clienti, ovviamente senza il loro consenso. Curiosità numero 7. La moda è già a bordo della stampa 3D. E modestamente, anch'io. La stampa 3D nel settore della moda è utilizzata principalmente per produrre accessori, prototipi, strumenti di produzione o anche per espandere le opzioni di personalizzazione. Chiaramente non è possibile stampare in 3D un intero capo di abbigliamento, ma questo tipo di tecnologia può essere usata per creare tutti quei piccoli abbellimenti, tipo ad esempio i bottoni, che possono essere poi funzionali al capo d'abbigliamento. Infine, la stampa 3D apre le porte a nuove possibilità quando si tratta di opzioni di personalizzazione. I marchi possono iniziare a fabbricare pezzi che vengono creati in base alle esigenze specifiche del consumatore o a parti del corpo. L'azienda tedesca di abbigliamento Adidas sta sviluppando questo concetto dal 2015. Raccogliendo infatti i dati dei vari atleti, ha creato delle parti di una scarpa progettate appositamente per fornire la vestibilità ottimale ai corridori. Sarà mica per fare le scarpe ai propri concorrenti? Bene, anche per questo video è tutto. Se conoscevate già queste curiosità o se volete segnalarcene di altre, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e buona stampa 3D! Dottore, dottore, aiuto, venga, c'è un'emergenza! Presto, 50 cc di fecina!